A nemmeno un mese di distanza dal terribile incidente alle acciaierie venete arriva la notizia della morte nella tarda serata di martedì 5 giugno di Sergiu Todita, l'operaio quarantenne originario della Moldavia che il 13 maggio scorso, mentre era al lavoro di domenica con altri tre colleghi, venne investito dall'ondata di calore provocata dalla caduta di una siviera contenente acciaio fuso. Todita era stato subito ricoverato nel reparto grandi ustionati dell'ospedale di Cesena. Nell'incidente aveva riportato gravissime ustioni sulla quasi totalità del corpo. Impossibile per i medici operarlo nel corso di queste settimane. Le sue condizioni sono sempre rimaste troppo critiche per poter affrontare gli interventi necessari a molti innesti di pelle. Lo sfortunato operaio lascia la moglie e una figlia in tenera età. La famigliola viveva all'Arcella, quartiere a ridosso del centro storico di Padova. Da anni lavorava come dipendente alle acciaierie. Insieme a lui quel 13 maggio, come detto, c'erano altri tre colleghi. Tra i sopravvissuti il più grave è attualmente Marian Bratu, 43enne romeno, ancora ricoverato in azienda ospedaliera a Padova in condizioni critiche. Feriti, seppur in modo lieve, anche due dipendenti di una ditta in appalto, Simone Vivian, 35enne di Dolo, tornato a casa già all'indomani dell'incidente, e David Di Natale, ricoverato a Verona con alcune ustioni e una gamba fratturata.